Ciao, qui Mico Sentino e oggi siamo con un nostro grandissimo studente, Matteo Cicconi. Matteo ha una storia molto, molto figa, molto di ispirazione sicuramente per i ragazzi giovani. Tu sei molto giovane, Matteo, adesso ti lascerò un po' parlare. Matteo, ci siamo conosciuti quasi 2 anni fa, credo. Penso che a novembre facciamo. 2016, Esatto, a novembre novembre 2016. facciamo. A novembre facciamo 2 anni e ricordo benissimo il giorno in cui sei venuto al corso, in cui ci hai incontrato, in cui ci siamo conosciuti ed eri ancora più giovane e oggi Matteo ha delle competenze che fanno invidia alla maggior parte dei professionisti lì fuori, oltre ad avere competenze di infomarketing che gli consentono di prendere qualsiasi azienda e portare clienti, posizionarla magari sul mercato e fare in modo che possa sistematizzare quello che è il business e scalarlo fino all'infinito, ha creato anche delle realtà dove non è lui magari in prima persona con il viso, con la sua faccia, ma questo è anche il bello di chi impara tutte le strategie e le tecniche di infomarketing, ovvero metterle al servizio di nicchie disparate, magari con personaggi completamente differenti, magari l'uno dall'altro. Questa è la cosa un po' bella. Matteo, adesso avremo modo un po' di parlare della tua storia così che tutti ci possano ascoltare. Io sono sempre contento di fare queste interviste che tra l'altro ho iniziato da poco proprio perché sono di ispirazione, no? Già anche l'altro giorno con l'intervista di Cristian, molti mi hanno scritto: guarda, è proprio bello vedere le persone, cioè sì, un conto è tu, ma vedere quando altre persone replicano quelle che sono le competenze, i risultati e quant'altro, magari in modalità completamente diverse, sono ancora più di ispirazione. Matteo, com'era Matteo Cicconi 2 anni e mezzo fa? Dai, diciamo 2 anni e mezzo fa, perché poi noi ci siamo 2 anni e mezzo fa, conosciuti sì. a novembre, facciamo 2 anni, quindi com'era 2 anni e mezzo fa, qualche mese prima, insomma, di incontrarci. Raccontaci un po'. Com'era? Era un ragazzo che cercava sicuramente qualcosa di più, diciamo una via per creare una nuova professione, una nuova entrata, chiamiamola così. Io ero molto ispirato da quello che era il business online. Che era un po' una mia passione, e stavo cercando in giro per il web, per l'Italia, insomma, un modo per acquisire tutte quelle competenze che permettessero anche a me di poter entrare in questo settore, di poter entrare nel marketing online, nel business online e creare una rendita tutta mia, creare una nuova entrata, ma principalmente comunque acquisire quelle competenze che ero sicuro che avrebbero fatto poi la differenza perché sono il futuro. Certo. Comunque, lavorare nell'online, lavorare nel web oggi come oggi è sicuramente il futuro. Quindi ero una persona ancora in cerca di qualcosa e sicuramente l'ho trovato poi a Liberati dalle catene. Quel novembre 2016, quando poi Grande. tutto è cambiato. Sì, e tu avevi, insomma, hai anche altre attività, avevi anche già altre attività, insomma, diciamo un po', raccontiamo un po' anche, perché sicuramente sei di grande ispirazione, che sei molto giovane. Quanti anni hai adesso? Hai 27, 4 27 aprile. anni, quindi diciamo che sei un anno più piccolo di mio fratello, però insomma io ormai ti conosco molto bene, fai anche parte del nostro mastermind, quindi diciamo che tu hai sempre avuto questa volontà, questa voglia di prendere in mano le redini del tuo lavoro, visto che comunque hai avviato delle attività anche proprio da giovane, alcune è andata bene, altre che tuttora vanno da Dio, e raccontaci un po'. Sì, allora io in realtà ho già due attività che sono però tutte e due, diciamo che non c'entrano niente con il web. E ho una società di cartellonistica pubblicitaria che non c'entra niente proprio con il business online e con la pubblicità online. E poi ho un pub che ho aperto quando avevo solo 22 anni che ho tuttora una birreria che va molto bene. E proprio spinto dalla volontà di creare sempre qualcosa di nuovo, di creare nuove attività,
però che si dissociassero da queste due che invece erano delle attività fisiche, comunque mi toglievano tempo in cui dovevo essere sempre presente. Comunque, il mio sogno è sempre la libertà finanziaria, cioè stiamo inseguendo la possibilità di poter avere delle entrate che siano legate più piacevole. E quindi questa opportunità la vedevo nel business online. E quindi, forte comunque dell'esperienza di queste due attività, ho deciso poi di mettermi in quest'altro settore. E anche perché poi sono delle competenze che comunque ho portato nelle mie altre attività, perché parliamoci chiaro, il marketing è la base di ogni attività. Quindi se uno vuole veramente fare business, deve essere un esperto di marketing, c'è poco da fare. Certo, che conosce bene i numeri. Esatto, Esatto, esatto. esatto. E ascolta, a proposito di questo, insomma, tu hai creato, parliamo un po' del tuo percorso proprio nel business online e ci soffermiamo un po' su quello che è il tuo progetto, il progetto insieme al tuo socio, tuo amico, Sì, mio insomma, amico e socio. com'è iniziato io? Anche quello che sono solito ovviamente dire all'interno di queste interviste è proprio smembrare che io voglio far vedere alle persone, voglio far capire alle persone che ci guardano che sì, siete stati in grado di creare magari un business online, tipo Christian sui cani, tu sulle aste immobiliari o quant'altro, o anche Clara sul judo, quant'altro, ma di fatto quello che siete, cioè siete stati in grado di fare quello perché con le competenze che avete appreso siete diventati degli esperti di infomarketing. Sì, E sì, sì, sì. quindi qual è stata, cioè come hai strutturato, smembrami quelli che poi sono quelli che insegniamo sempre, no? Quali sono gli step che hai fatto? Cioè hai trovato un mercato, hai analizzato una passione, quali sono gli step che hai fatto che ti hanno portato a creare proprio questo business Allora, sulle aste immobiliari? intanto voglio proprio voglio specificare questa cosa, che io ero venuto appunto a Libere delle Catene. Ovviamente per conoscere te, per conoscere tutto il team, per vedere qual era l'opportunità che potevo offrire. E io quando sono entrato lì non avevo minimamente idea di poter fare un business sulle aste, cioè non è che ero partito dall'idea adesso creo un corso di formazione sulle aste, tutto online, Non eccetera. avevi Quindi, idea, non avevi idea, dai. esatto, io non avevo nessuna idea. Poi, ovviamente quando sono stato lì, poi mi è venuta quest'idea perché facendo tutti i vari step di analisi di mercato, più che altro è stata prima un'autoanalisi perché bisognava capire quali erano Certo. le competenze che io possedevo e che potevo trasmettere agli altri. E, insomma, quando sono venuto a Libere delle Catene io non avevo minimamente idea di quello che sarebbe stato poi il mio business o di quello che avrei creato. In realtà non avevo minimamente neanche idea che avrei creato un business online, ovviamente. Ero lì per scoprire cosa si poteva fare. Certo. E poi, ovviamente, grazie anche al tuo aiuto e a tutti gli esercizi che abbiamo fatto, c'è stata un po' un'analisi di quelle che sono tutte le varie passioni personali, le competenze, e da lì ho capito che c'era la possibilità, di sfruttare queste mie competenze. Sulle aste immobiliari e sull'immobiliare in generale, che è un'attività che tuttora faccio con il mio socio e amico di Roma, Paolo. E quindi, dopo il secondo giorno mi è venuta in mente questa cosa e ho subito chiamato Paolo e ho detto: cavolo, Paolo, qua c'è una grossa opportunità. Secondo me possiamo creare qualcosa di importante nella nicchia delle aste immobiliari, perché andando poi a analizzare anche quello che era il mercato italiano, ho visto che comunque questa piccola nicchia degli asset immobiliari era un po' scoperta perché molti formatori parlavano dell'immobiliare in generale, quindi degli investimenti immobiliari, ma non c'era nessuno specializzato sulle aste, che era proprio quello che facevamo noi. E Certo. quindi da lì è uscita questa cosa che tuttora è una realtà, insomma, che oggi è diventata qualcosa di reale che funziona. Quanto tu so benissimo, insomma, però racconta un po' ai ragazzi.
quali sono i prodotti che hai creato, quali sono i vari step che hai creato, anche perché quello che noi insegniamo a fare, insomma, non è creare un prodotto fine della Esatto. storia, ma è creare un vero e proprio movimento che possa aiutare le persone e magari partendo, non lo so, da un libro oppure da un videocorso, consulenze o quant'altro. Quali sono stati i tuoi step Allora, e sì. quanto poi tutto questo ecosistema ti ha portato dal momento in cui lo hai avviato? So che adesso, insomma, hai messo tutto in automazione e, insomma, il mio aggiornamento è al mese scorso, avevi, se non sbaglio, raddoppiato l'investimento, se non qualcosina di più. Però raccontami tu così so più Sì. precisamente tutto quanto. Allora, io sono partito come un po' tutti all'inizio dal libro. Quindi ho scritto il libro Asta Perfetta, che oggi è comunque in vendita su Amazon, che è un prodotto che si vende da solo su Amazon. E già questa è una grande cosa perché non me l'aspettavo, ma quella già è un'entrata automatica perché vendiamo una media di 15 libri al mese su Amazon, che comunque. Sono più di 180 euro al mese che entrano, e già quella Senza è una buona spendere cosa, pubblicità, senza senza spendere spendere nulla. niente, Cioè, 100. solo grazie ad Amazon. E non lo spingi, pensa E, quando lo spingi. Poi. no, non spingo. E quindi abbiamo creato il libro, e poi dopo il libro abbiamo creato il nostro corso di punta, Asta Pro, che è appunto il corso specifico con cui insegniamo alle persone a diventare esperti di asta immobiliare, a fare la loro prima operazione anche partendo da zero. Certo. E poi abbiamo creato un altro piccolo corso che diamo all'inizio per sviluppare la mentalità da investitore, e inoltre poi sono vari step successivi, tra cui le consulenze, dove seguiamo le persone one to one e li aiutiamo appunto a svolgere queste operazioni. E io ci tengo a precisare una cosa, che come detto all'inizio, che in questa azienda io non sono un frontman, cioè nel senso non sono in prima linea, mi vedete anche sicuramente nei vari video del corso, però io sono quello che sta dietro, diciamo, che curo il marketing, perché è proprio quello che volevo fare, perché appunto il mio percorso era quello di acquisire tutte le competenze per poter poi curare il marketing di una, due, tre, insomma, di seguire anche più aziende. E questa è una cosa. Sì, anche perché, Di questo. sì, no, dicevo, anche perché questo ti ha permesso ancora di non avere un tuo brand Esatto. personale, e questo ovviamente ti lascia molto svincolato da qualsiasi cosa tu possa creare o ti possa venire in mente, che in questo è un po' il problema che incontrano le persone, no? Tante volte magari la gente dice: ah, ma io inizio questo, e se poi va male. Allora, ammesso e concesso che anche se va male, per quanto tu possa aver investito in pubblicità per 6 mesi, comunque è uno sputo di Non tutta c'è nessuno. l'Italia, quindi non ti conosce nessuno. Anche a me tante volte sì, ho persone che mi fermano magari per strada per una foto, ma poi ne ho altre che magari sono nel nostro mondo e dicono: chi mi cosentino, chi è? Quindi, cioè, non sai mai, è sempre uno sputo rispetto. Il problema è che noi abbiamo una percezione della realtà che è completamente diversa. Ma ammesso e concesso che tu possa comunque passare da un business all'altro fino a che non trovi quello che è il tuo, e questo lo puoi fare solamente con le competenze di marketing che apprendi, la cosa bella è proprio avere il marketing e andare magari da un Certo. negozio o dare da un ristorante e dire: guarda, ti metto a posto io, ti porto più clienti, ti sistematizzo l'azienda, ti faccio avere risultati. A te non ti conosce nessuno, ma tu stai portando un risultato alla gente, perché oggi l'obiettivo è prendersi cura dell'altra parte, del cliente. Non è tanto a quanto noi siamo bravi, quanto noi siamo fighi. Sì, il brand è importante, però, insomma, tu stai dimostrando, anche come altri ragazzi, che poi con il marketing puoi veramente fare qualsiasi cosa, al di là proprio creo il funnel, vado in pubblicità, perché posso semplicemente parlare a un tavolo con una persona, dire: guarda, qual è il tuo problema, quali sono le falle del tuo sistema, ti mancano clienti, bene, creiamo un sistema di acquisizione clienti e di fidelizzazione. Cioè, quindi non hai speso Esatto. pubblicità, non hai speso nulla, ma hai degli asset che ti permettono di fare questo. Esatto, infatti anche quello un po' che sto facendo con altre attività, per cui sto seguendo il marketing, pubblicità di Facebook e quant'altro. Quindi queste sono competenze che poi uno si porta. Certo.
In questo preciso momento, qual è il tuo mese migliore di incasso per il tuo progetto Asta Pro? E poi ti faccio un'altra domanda. Va bene, allora, se no posso dire un po' tutto quello che è stato l'escursus, perché noi abbiamo, Vai. è stato comunque molto bello perché abbiamo fatto il primo lancio con pochissimi lead, quasi forse 400, ma meno 300 lead, e abbiamo Pochissimi. incassato i primi 1.000 euro, diciamo, il lancio di prova. E poi a distanza di un anno, perché purtroppo noi siamo un po' lenti perché facciamo tante cose, anche quello. È un po' la cosa che fa la differenza. Il secondo lancio abbiamo fatto ben 6.000 euro, e quindi Ottimo. incassato 6.000 euro con 24 vendite, mi pare. Quindi comunque il nostro corso non costa poco, quindi non è Certo. male. Beh, E poi è anche una adesso bella nicchia, poi, insomma, una nicchia molto, sì. molto specifica, molto posizionata. E adesso l'hai messo in automazione. Adesso va in automazione, ci sta dando, sono già 2 mesi che ci dà 2.000 euro al mese, quindi molto buono, senza spingere troppo, perché comunque ora stiamo filando la lama, quindi stiamo Esatto. capendo bene tutti i vari punti, i punti d'entrata del cliente, quali sono i servizi che possiamo dare dopo, insomma ci stiamo lavorando, stiamo cercando di creare qualcosa che sia fatta bene, Esatto. E e quindi presto usciremo con altre novità. beh, insomma, comunque è già un'attività che, no, la cosa bella è questa, no? Poi tu conosci bene il mondo delle attività locali, no? Però una persona Sì. prima che riesce a vedere dei margini e degli utili, anche magari per, non lo so, per andarsi a fare una cena e dire: ah, che bello, festeggiamo questo risultato. Io conosco ragazzi che magari aprono pizzerie, ristoranti o quant'altro, e forse dopo 4 anni hanno estinto il debito che magari hanno fatto prendere ai genitori, o hanno preso il TFR della madre, del padre, che, e sono praticamente imbragherite, le sono solamente fatti un mazzo così per 4 anni. Non hanno mai visto un euro e tendenzialmente magari rischiano anche di chiudere e di dover vendere l'attività, non concludendo nulla e magari portandosi anche a casa una frustrazione del: io non sono portato per il lavoratore autonomo, per fare il lavoratore autonomo. Esatto. Guarda, io di attività che aprono e chiudono ne vedo veramente tante. Anche qui in zona da me è veramente una strage. Alcune durano un paio di mesi, quindi chissà quanti soldi ci hanno buttato. Mentre qui comunque parliamo di investimenti veramente bassissimi, che sono giusto per prendere i clienti, quindi sono investimenti che poi uno si ripaga subito dopo con le vendite. Certo. Quindi è proprio un altro mondo, insomma, quando uno pensa a un'attività, quando devi investire 20, 30, 50, 50.000 euro e entri nel mondo del business online, dici, cavolo, qui è proprio Esatto. qualcosa di, è una Sì, svolta. infatti è proprio per questo che le persone stentano magari a credere che determinate cose siano possibili, però effettivamente io e te in questo momento magari stiamo lavorando, ma siamo io in Sicilia, tu ad Anzio. Siamo al computer e questo è il nostro ufficio, nel senso, Esatto, e per esatto. Asta Pro il tuo ufficio è stato proprio, cioè, un computer, una connessione, fine della storia, Sì, e sì, sì. Infatti comunque, lo insomma, sfondo è proprio questo qui dietro dei corsi e dei video, quindi. esatto. Insomma, comunque ti ha già portato parecchie centinaia di migliaia, eh sì, parecchie centinaia di, anzi, parecchie migliaia, mi ha detto migliaia di Migliaia, migliaia. euro. Sono abituato io a dire, no? Io dico: ah, no, questo lancio mi ha fatto centinaia di migliaia di euro, però. Insomma, non esageriamo, ma c'è un excursus da fare, no? E tu stai. Avevamo una ventina e siamo arrivati già, quindi. Una ventina siamo già arrivati, quindi diciamo che, insomma, è una realtà che comincia a essere molto importante. Perché, sai, Matte, questo, tu comunque anche che bazzichi online, io che bazzico online, ok, la gente non si rende conto, no? E tante volte magari io faccio fare una testimonianza a una persona che magari ha guadagnato, 4.000 euro, no? Che magari è una cosa poca, una cosa ridicola, però non si rendono conto che un'attività che magari vedono ogni singolo giorno quando passano con la macchina, magari sono fermi al semaforo mentre aspettano e dicono: ah, mazza, guarda questi qua come lavorano, quant'altro. Probabilmente il proprietario di quel locale 4.000 euro se li mette in tasca solamente dopo 4 mesi a 1.000 euro al mese. Perché? Perché ha dei costi esorbitanti, deve pagare tutti. E quindi alla fine è più intelligente quello che Sì, ti va fa la bene. testimonianza: ho guadagnato 4.000 euro oppure 3.000 euro in una settimana, e uno dice: vabbè, solo 3.000 euro in una settimana, perché magari vede chi ne fa 100,
quando non si rende conto che la media delle attività tradizionali è 1.000 euro al mese. Cioè, quindi Esatto. questo è Beh, amico, ma un po' in realtà anche un solo euro guadagnato in una maniera, diciamo, alternativa è già qualcosa di Esatto. veramente importante. Perché io mi ricordo anche quando abbiamo fatto la prima vendita, c'è cioè, stata veramente un'emozione enorme. Parliamo che Condivido. erano 9 euro e tu dici, cavolo, ho guadagnato 9 euro dall'online, allora funziona. E quindi Vero. è comunque una cosa Sì, che ti dà gioia, perché è una maniera alternativa che tu non avresti mai pensato Sì. È di poter attivare. Quindi già solo quello vero, è una sì. grande sia soddisfazione Sì. che insomma aver Io potuto ricordo. creare qualcosa di alternativo. Sì, io ricordo anch'io, quando ho creato il primo, quando mi sono entrati i primi 97 euro, ho detto non ci posso credere, perché noi siamo sempre abituati, no, a fare qualcosa e magari metterci del tempo, della fatica e la gente ci dà indietro i soldi, quindi è normale, ma quando tu fai qualcosa, però non vedi a chi va questa cosa, ma te ne rendi conto solamente quando ti arriva la notifica di pagamento, blin, allora dici... Cazzo, ma com'è possibile? Cioè, pensi inizialmente, pensi veramente che siano scesi dal cielo sti soldi, no? E quindi, Esatto, insomma, esatto. è veramente l'emozione delle prime vendite, della prima vendita non si scorda veramente mai. Quindi è proprio una cosa bella, è bello che lo hai ricordato. Matte, l'ultima domanda, così, insomma, anche chi ci Dimmi, dimmi. guarda capisce un po' tutto quello che c'è dietro, anche se lo abbiamo già leggermente spoilerato. Tu oggi sei ovviamente uno degli esperti e io posso dirlo, nel senso tutti i miei marketing hero sono effettivamente degli esperti di info marketing e, che potrebbero tranquillamente prendere aziende, molti di voi già lo state facendo e lavorare o come consulenti o come marketer o quant'altro, vedi anche Emanuele Maccolda che cazzo c'ha 19 anni, voglio dire si mette lì e smantella tu so che hai preso in mano insomma già delle attività e a cui hai impostato e seguito con cose per te molto semplici, ma per loro praticamente aliene, e hai avuto un risultato esorbitante su una realtà che penso fatturi milioni di euro l'anno. Sì. Come hai fatto? Cioè, come hai fatto a prendere questo cliente? Quanto anche ti sei fatto pagare? Quanto ti fai pagare in genere? E quanto ti farai pagare nei prossimi anni? Proprio anche per capire, o nei prossimi mesi già, se dovessi prendere un'altra persona, un'altra realtà, un business locale, perché alla fine, per dire, paradossalmente, una persona che ha un locale che ci sta guardando, diciamo che tu sei il marketer più adatto per poter seguire questa realtà, perché? Perché tu stesso hai una realtà tua che è un locale, un pub, quindi potenzialmente hai a disposizione tutta questa clientela che sicuramente ha una valanga di problemi di organizzazione, che c'è gente, me l'hai raccontato anche tu. Fatturo 1 milione all'anno. Figa, dove vanno a finire i soldi? Cioè. Esatto. Sì, questa è una delle cose che abbiamo fatto, un cliente che abbiamo preso di Roma, per cui ora ci stiamo facendo pagare quasi 1.000 euro al mese, appunto per gestire tutta la parte sia della gestione, la gestione del locale, dalle cose più semplici come può essere anche il personale, ma soprattutto la gestione finanziaria e quello che è poi il marketing. Perché anche se a volte ci stupiamo perché noi siamo qui in questo mondo, però la semplice gestione di una fanpage o la semplice gestione di un profilo Instagram, a volte può fare la differenza in un'attività, anzi, fa sempre la differenza in un'attività perché tu parli con persone che sono completamente all'oscuro di quella che può essere una giusta gestione di un profilo Certo. social, oppure non hanno minimamente o un ingresso online o una vetrina online, quindi non sono presenti su internet, e questo nel 2018 è veramente un qualcosa di impensabile. Certo. E quindi questo è un servizio che ovviamente quando uno acquisisce le competenze può fare, e i risultati sono visti, perché comunque ci troviamo in un'economia dove le attività locali, purtroppo i proprietari delle attività locali sono un po' incompetenti, anche perché è una realtà che vediamo tutti i giorni. Perché quando tu Certo. veramente fatturi, fatturi, fatturi e non ti metti in tasca niente, vuol dire che ci sono dei problemi alla base, ma semplicemente anche la gestione finanziaria, la gestione economica di quelle che sono le entrate, le uscite, il Certo, posizionamento, l'allocamento del denaro all'interno dell'attività.
E quindi anche questa è poi una cosa che io sono riuscito a fare sempre, sempre con Paolo, e adesso ci stiamo occupando anche della gestione di più attività e sia della parte della gestione finanziaria sia della parte del web, quindi gestendo le fanpage, gestendo profili Instagram e creando anche i canali d'ingresso Esatto, anche perché dei guarda, vari clienti. Matte, ieri ho letto questa cosa e in questo preciso momento io stavo guardando questo dato, stavo creando delle slide, stavo leggendo questo dato, che nel 1990 c'erano una valanga di posti di lavoro da dipendenti, no? Prendiamo ad esempio solamente la Fiat, aveva 308.000 dipendenti, una cosa del genere, e il 95% erano tutti italiani. Oggi la Fiat ha sempre 300.000 quelli che sono dipendenti, il problema è che gli italiani sono il 5%, tutto il resto è all'estero. E andando avanti su questo dato, ho detto cazzo, quindi guarda quanti posti di lavoro si sono persi. Andando avanti da questo lato, mi sono ritrovato un altro dato che diceva che noi italiani siamo in questo preciso momento nella top, cioè siamo i primi in Europa come volume di persone che aprono un'attività in proprio. Il problema è che però se vai a guardare l'altro dato, siamo tra i paesi più poveri. Quindi abbiamo perso completamente, stiamo perdendo completamente quelli che sono i lavoratori dipendenti. Aumentano sempre di più la volontà nelle persone di dire cazzo no, mi prendo in mano io la situazione, creo io qualcosa e quindi abbiamo un boom di persone che fanno un'attività in proprio, quindi che lavorano autonomamente. Il problema è che però a livello di incassi l'Italia sta, cioè a livello di ricchezza, di produzione di ricchezza, siamo veramente in fondo. E quindi questo è un po' il paradosso. Quindi la cosa bella per te, per noi, per me, per Gabbo, per tutte le persone che comunque conoscono e comprendono le strategie di infomarketing, quindi voglio darti anche questa bella notizia, ma penso che tu l'abbia già capito Sì. guardandoti intorno, perché una volta che poi attivi il tuo sistema di attivazione reticolare, vedi opportunità ovunque, dici cazzo devo fare questo, 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 e non sai se nell'arco della tua vita riuscirai a fare tutte le cose che hai in mente. Però la cosa bella è che col fatto che aumentano sempre di più queste persone che si lanciano sul mercato, perché effettivamente noi siamo sempre stati un popolo di persone che dicono dai, io faccio, io faccio, io faccio, poi però sopravvalutiamo determinate cose e sottovalutiamo altre. Esatto. Tante volte Ad sopravvalutiamo noi esempio. stessi, sottovalutiamo gli ostacoli e tante volte viceversa, comunque siamo sempre fottuti. Esatto. Infatti, uno dei grandi problemi è che le persone non hanno problemi a spendere 50 o 100 mila euro per aprire un bar, ma si Bravo. fanno problemi a spendere 300 euro per formarsi, che invece Bravissimo, sarebbe la bravissimo. prima cosa. E Esatto. quella, purtroppo, il fallimento dell'attività dipende dalla mancanza di competenze, quindi Sì. da persone incompetenti che si buttano sulla strada, spendono tutti i loro risparmi, i risparmi della pensione, della liquidazione dei genitori, per poi fallire Esatto. miseramente. Perché? Perché non sono formati, non sono preparati. Esatto. E infatti la cosa buona per chi ovviamente comprende tutte le tecniche di infomarketing, che comprendono anche tecniche di posizionamento, di vendita, di leadership, anche di team building per quello che riguarda magari di gestione finanziaria, gestione dei numeri, KPI e quant'altro, ci sarà sempre più lavoro. Perché? Perché ci saranno sempre più persone che perdono il lavoro, sempre più persone che cercano di avviarne un altro, e sempre più persone che falliranno, e sempre più persone che avranno bisogno di qualcuno che gli sistemi le cose. Perché noi alla fine siamo pagati per risolvere i problemi, no? Delle Come persone di abbiamo qualsiasi detto area. all'inizio, siamo nel mercato del futuro, quindi. Esatto. Bene, l'ultima domanda con cui ti lascio, ovviamente, è sempre la domanda di chiusura. Oggi ormai sono, ripeto, quasi diciamo 1 anno e 8 mesi che sei immerso un po' nel nostro mondo e stai veramente creando delle realtà molto importanti. Tu magari ancora cioè stai vedendo, stai ottenendo dei risultati che ti soddisfano. Io riesco a vedere leggermente avanti, quindi mi rendo conto che chiunque abbia queste competenze ha veramente l'oro in mano in questo preciso momento. Qual è quel singolo consiglio che ti sentiresti di dare a una persona che in questo preciso momento è magari di fronte al computer ed è indecisa, non sa se spingersi oltre, fare quel passo, magari fare quel comprare quel corso, comprare quel libro, indipendentemente da Mikko Sentino, di fare quel passo che gli possa servire per diventare quel tipo di persona in grado di raggiungere i risultati che vuole,
Qual è quel singolo consiglio che ti senti di dare con il Matteo di oggi, sapendo che cosa ha vissuto il Matteo di ieri? Allora, il consiglio è sicuramente guarda avanti, bisogna essere lungimiranti e pensare sempre al futuro. Quindi forma te stesso perché le tue competenze non te le potrà mai togliere nessuno. Quindi se tu cresci te stesso, fai aumentare quelle che sono le tue capacità, sicuramente avrai più chance per il tuo futuro. Quindi il migliore investimento è sicuramente quello su se stessi. Ottimo, mi trovi perfettamente d'accordo, tant'è che spendo centinaia di migliaia di euro ogni anno per formarmi e quindi niente. Allora, Matte, che dire, sono molto contento di questa intervista. Onore, sono Dai, onorato io. ti vedranno sicuramente migliaia e migliaia di persone, È sono un onore. contento, te lo meriti, hai fatto veramente un grande percorso, stai continuando a fare un grande percorso, Grazie, stai iniziando anche a collaborare con noi, con i nostri ragazzi, ok? Quindi anche perché noi stessi cresciamo sempre di più, abbiamo ovviamente sempre più bisogno di persone formate e chi meglio di voi che ovviamente avete imparato da noi tutte le competenze di info marketing che servono per portare avanti le aziende oggi in Italia. Quindi grazie per essere stato qua, Matte, e che dire, Matteo ovviamente ragazzi è raggiungibile se lo volete sentire. Se avete un'attività locale, probabilmente Matteo vi può aiutare sin da subito. E basta. Quindi, ciao a tutti, ragazzi. Commentate, mettete qua se vi va un vostro commento. E basta. Potete trovare anche Matteo sui social e insomma un po' ovunque. Oppure su Amazon prendete il suo libro, così e capite un po' quella che è la sua storia e cominciate a studiare come si cambia la propria mentalità e come persone normali riescono ad avere risultati straordinari.